Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Dopo il breve tutorial che abbiamo fatto riguardante il mix in cuffia e dopo avervi promesso di recensire anche i software creati per mixare in cuffia, mi è sembrato opportuno iniziare da Audifield Mix Checker Pro. Un tool, come vedremo, utile in alcune occasioni, soprattutto quando siamo costretti in un ambiente diverso dal nostro studio, oppure ci troviamo in condizioni di home recording con ascolti ridotti e poco professionali. Normalmente, dopo il nostro lavoro di mix e mastering casalingo, spesso corriamo in auto ad ascoltare quello che abbiamo fatto, paragonandolo con altri dischi e brani. Altre volte lo ascoltiamo in cuffia, o dall'iPhone o dalle casse del computer portatile. Ma se potessimo avere un'idea di come suona su ogni device senza doverci spostare, ecco che Mix Checker Pro ci aiuta in questo, equalizzando il nostro brano come se stesse suonando su uno dei devices sopra indicati. L'interfaccia grafica è semplice quanto banale, ma è proprio quello che serve in questo caso. Tanti pulsanti da usare anche ad occhi chiusi. L'unico fattore che forse dovremmo considerare bene è proprio la cuffia o le casse su cui iniziamo ad ascoltare l'emulazione degli altri devices. È un fattore da non sottovalutare, perché magari abbiamo delle cuffie scadenti o poco professionali ed ascoltare un'emulazione di uno speaker vintage o di un iPad facendola passare su cuffie già di per sé stesse non adatte danneggia ancora di più l'ascolto. Il consiglio è quello di acquistare delle buone cuffie se non si ha il budget adeguato ad alcuni tipi di speakers. Personalmente consiglio le Beyerdynamics DT990 Pro. Vi ricordo sempre che queste, come altre cuffie, hanno un'impedenza alta e necessitano di un preamplificatore per cuffie. Non basta quindi l'uscita della scheda audio o del computer portatile a volte. Ritornando a Mix Checker Pro, apriamolo sul master. In questo caso io l'ho aperto in modalità post sul master di Studio One, quindi proprio come ultimo della catena di ascolto. Accendiamolo ed iniziamo ad ascoltare i preset già impostati. Studio Vintage 7, che troviamo qui in alto, ad esempio emula molto bene le vecchie NS10 Pro. Alziamo un po' il volume. Rispetto al mix, ovviamente abbiamo una perdita delle frequenze bassissime, ma il suono è molto fedele, come se stessimo ascoltando dall'NS10. Sotto il pulsante di noise aggiunge un rumore di ambiente per capire anche come si ascolta la musica, ad esempio se stessimo in un ambiente rumoroso, per esempio da un PC portatile. Possiamo abbassare il livello di noise. Oppure da una radio. Per capire quanto l'ambiente esterno danneggi il nostro mix. Questo è utile quando, per esempio, creiamo dei mix adatti anche alla diffusione in ambienti rumorosi, come ad esempio i supermercati o in ambienti esterni. Bypass porta immediatamente il mix nella sua originale versione. Attraverso il pulsante auto possiamo far sì che il nostro mix si attivi su ogni device automaticamente, quindi passerà dall'NS10 all'impianto esterno alle casse del computer mentre stiamo ascoltando.
pulsante mono trasforma in mono il nostro ascolto, per capire anche se è possibile, ad esempio, componendo brani di musica dance, poterli ascoltare adeguatamente monocompatibili in ambienti da discoteca. Possiamo inoltre, sempre il mono, ascoltare soltanto il left, solo il right, o i canali invertiti. Distortion aggiunge appunto distorsione al nostro segnale per capire se alcuni impianti, ad esempio, introducono distorsione e danneggiano ulteriormente il mix. Rimanendo nei preset dell'interfaccia, troviamo appunto il pulsante per ingrandire o rimpicciolire la nostra finestra in base al monitor, il manuale utente, la possibilità di calibrare il nostro 0 dB. E ovviamente la possibilità di rendere remotabile il plugin attraverso l'uso di un iPad, ad esempio, molto utile nel momento in cui vogliamo distaccarci dalle casse, chiudere gli occhi ed ascoltare le differenze toccando semplicemente il pad. Il menu a tendina ci porta negli ambienti di ascolto più comuni, ad esempio home devices, ci mette a disposizione casse computer, la TV, l'impianto stereo, le cuffie, il computer e tutti gli altri devices casalinghi. Muovendoci invece in default mastering, abbiamo anche la automobile e l'impianto esterno. Nella funzione on the go abbiamo appunto tutti i device portatili, per cui i vari iPad, vari tipi di cuffiette con e senza distorsione, iPhone 4 pollici, 5 pollici, 9 pollici, i vari tipi di appunto telefoni utilizzati per ascoltare musica, lo speaker Bluetooth ad esempio, con il pulsante Edit possiamo entrare nella finestra di configurazione delle devices. Ad esempio possiamo selezionare Studio Vintage e scegliere il modello di casse da utilizzare, quindi quelle da 7 pollici o altri tipi di grandezze, ad esempio il 5 pollici. In definitiva un tool veramente versatile e completo, da avere a disposizione in situazioni critiche o semplicemente per fare un check finale del nostro lavoro. Come sempre vi invito a scaricare la demo e a provarlo sul vostro impianto e sistema di ascolto. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata, verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link nella descrizione. Ciao, a presto!